Buongiorno a chi mi segue su YouTube. Allora, adesso andiamo anche dal vivo su Instagram e per la diretta di oggi. La connessione. Scusate i rumorini qua, tutto l'audio. Ok. Non so se si registra, niente, facciamo così. Buongiorno a tutti. Allora, come state oggi? Allora, per chi non mi conosce, faccio sempre la solita mia intro. Per chi non mi conosce, mi chiamo Elisa, sono un'operatrice olistica, aiuto le persone nel loro cammino di vita da quasi 5 anni. Iniziai il mio cammino con il Theta Healing per me stessa, poi andai avanti con il Reiki Usui. Poi col pendolo iniziai a canalizzare, intrapresi il mio cammino sciamanico. Ho avuto un percorso molto molto lungo che però mi ha portato all'unione con la mia fiamma gemella, mi ha portato ad aspettare un figlio dalla mia fiamma, mi ha portato a vivere in Messico, mi ha portato a costruire la vita dei miei sogni veramente. E quindi proprio per questo comunque aiuto le fiamme gemelle nel loro cammino di vita tramite lo sciamanesimo, le canalizzazioni angeliche, attivazioni energetiche e comunque si trova tutto sul mio blog camminospirituale.com. Oggi volevo parlarvi degli ostacoli delle fiamme gemelle. Avevo fatto anche un articolo tempo fa sul mio blog, che si intitola proprio I due ostacoli del cammino. Perché i due? Anche se in realtà sono tanti, no? Però si possono raggruppare in due categorie, ovvero ostacoli naturali e ostacoli artificiali. Ma prima di arrivarci, volevo fare una piccola premessa, ovvero in primis, il cammino di fiamma è un cammino spirituale ed è anche per questo che il mio blog si chiama Cammino Spirituale, proprio perché il cammino di fiamma, dal mio punto di vista, è questo, cioè prima di arrivare alla riunione fisica si deve intraprendere un cammino. Ma cosa significa cammino spirituale? Posso darti il mio significato, no? Per me è il cammino dello spirito, ovvero la strada che ogni giorno noi percorriamo per avvicinarci sempre di più a Dio. Dio io non lo vedo come qualcosa di astratto, artificiale, oppure molto lontano da me, ma lo vedo come una parte integrante di me, come il mio centro. Per questo ritengo che il cammino spirituale sia la strada che percorro ogni giorno per arrivare al mio centro, ovvero per arrivare a Dio, il luogo in cui la mia vera essenza dimora. E io proprio come te sono qui proprio per esprimere questa mia essenza, per esprimere Dio in terra. E secondo me è questa la principale missione delle fiamme, esprimere se stessi in terra perché attraverso noi stessi, attraverso la nostra essenza, possiamo esprimere Dio in terra. Quindi, fin da quando noi cominciamo comunque con il cammino di fiamma, ci rendiamo proprio conto che, cioè, che questo cammino è pieno di in realtà ostacoli. Aspetta un attimo, che qua sta arrivando un messaggio che mi distraggo. Quindi è pieno di ostacoli. Spesso questi ostacoli sono ambientali, quindi sono ostacoli esterni, no? Come la lontananza è pur sempre un ostacolo ambientale. Oltre a questi ostacoli ambientali, si hanno appunto quelle due categorie che vi dicevo prima, ovvero gli ostacoli naturali che riguardano proprio
La struttura fisica e mentale del soggetto, ovvero i tuoi ostacoli fisici e mentali, come i cinque sensi, come la razionalità, che possono essere ovviati solo tramite la consapevolezza. Essa può essere raggiunta solo con il cammino. Ovvero, cioè per esempio, il fiammo. Spesso il maschile appunto è molto razionale e questo lo puoi ovviare solo tramite la consapevolezza. Quando hai paura è sempre un ostacolo naturale, perché comunque fa parte anche un po' della tua natura avere paura, è normale. Artificiali, che è la seconda categoria, sono i condizionamenti che derivano dall'adattamento alla vita quotidiana, alla società, oppure vi sono altri artificiali che invece corrispondono a quelli che generano un falso benessere. E questi sono proprio gli ostacoli da cui partire per iniziare il cammino. Questa parte io l'ho presa da un testo che a me piace molto, perché comunque è molto semplice, di Guido, che è la psicanalisi dei chakra. Quindi, andando più nel particolare, si possono avere ostacoli che riguardano l'età. Spesso si hanno magari 15 o 20 anni, di differenza. Ostacoli che riguardano la distanza, quindi magari uno abita, che ne so, in Canada e quell'altro abita a Milano, per esempio. Questo è un ostacolo ovviamente non da poco. E poi vi sono neanche la famiglia, a volte può essere vista come un ostacolo perché magari l'altro è sposato con figli e non vuole abbandonare la sua famiglia, quindi ovviamente anche questo può essere visto assolutamente sì come un ostacolo. E tutti questi impedimenti nel cammino di fiamma ovviamente vengono amplificati. Questi ostacoli li incontriamo un po' tutti, chi più, chi meno. Ma perché, cioè, perché accade tutto questo? Perché da quando siamo nati fino ad ora abbiamo acquisito una serie di, come posso chiamarle, di schemi, no? Sovrastrutture che devono essere comunque sciolti per tornare alla nostra essenza, perché la fiamma ti spinge proprio ad abbattere tutte le tue sovrastrutture sociali. Per esempio, come vi ho detto prima, la differenza di età, che è un ostacolo artificiale, molte le vedono come qualcosa di insormontabile, ma no, ma non posso stare con una persona tanto più piccola di me. Se l'ami, perché no? Cioè, dov'è il problema? Io non ce lo vedo proprio. Però molte persone invece purtroppo hanno questa sovrastruttura che non posso, è forse il più grande ostacolo che è dentro ognuno di noi, a prescindere proprio dal cammino di fiamme. E Guido nel testo La psicanalisi dei chakra scrive proprio, ed è proprio aprendo la mente che potremo attuare una trasformazione di noi stessi entrando in una dimensione spirituale, dove diverse, anzi opposte, sono le leggi che vi dimorano. Ci accorgeremo infatti che in questo ambito, per tornare ad usare un suggerimento orientale,
Più svuoti, più ti riempi, perché lo spirito non ambisce ad avere, a arricchirsi, ma a concedere, liberandosi da ogni interesse personale. E questo è proprio uno dei passaggi che ti fa compiere la tua fiamma gemella, proprio liberarti da tutte le sovrastrutture. Una volta che ti liberi, in realtà gli ostacoli non li vedi più, perché per esempio se tu abiti a Milano e vai in Canada, tu prendi e vai in Canada, e punto, cioè non te ne può fregare di meno, ok? Quindi cioè, tutti questi ostacoli possono essere ovviati, possono essere superati tramite un cammino interiore. Ovviamente questo cammino anche l'altra persona dovrebbe farlo, e se non lo fa, comunque poi ci arriverà con i suoi tempi che vanno sempre, sempre accettati. Allora, per incominciare o anche continuare questo cammino, ho scritto un ebook che è Fiamme Gemelle e Sciamanesimo Luna Cammino Verso Casa, che ti consiglio. Metterò il link sotto il video che metterò YouTube e da lì potete acquistarlo. È un testo che io consiglio ovviamente vivamente perché è un testo molto pratico, poco teorico, con esercizi che derivano dallo sciamanesimo Una, proprio per tornare al contatto della tua essenza e per iniziare a sciogliere. Se invece vuoi fare un percorso più personalizzato, mi scrivi un messaggio su Elisa Silvia Coda, che è il mio profilo Messenger, oppure anche qua in Instagram, oppure mi scrivi una mail, elisasilviacoda@libero.it, e in quel caso si prende prima un appuntamento gratuito per andare a comprendere quali metodologie sono meglio per te e per poi appunto incominciare questo cammino personalizzato. Detto questo, ragazze, vi saluto. Ciao Silvana, grazie per essere stata qui con me questo pomeriggio e vi mando un bacio grande. A presto. Ah, e condividi ovviamente il video e commentami per farmi capire che cosa tu ne pensi, perché per me ovviamente la tua opinione è sempre molto importante. Ciao. Ciao a tutti, anche a chi mi segue su YouTube, aspetto i vostri messaggini. Ciao!